Pubblico di Trieste Caffè, buongiorno, siamo sempre operativi della terrazza Fotomaura all'interno del villaggio Barcolana e questa mattina abbiamo il piacere di avere in compagnia il comandante dei carabinieri Gianluca Migliozzi. Buongiorno, buongiorno. E benvenuto. Buongiorno a tutti. E ben arrivato a Trieste. Grazie mille, davvero grazie. Comandante, com'è stato l'impatto con la città di Trieste, dato che è arrivato qui esattamente un mese fa? Esattamente, è un mese che sono in città. Io e la mia famiglia, devo dire la verità, non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa. Non tanto perché non si sapesse che il popolo triestino è veramente un popolo amico, perché magari chiaramente ci vuole un po' più di tempo prima di entrare in quelli che sono i meccanismi della città. Io sono davvero soddisfatto perché non solo le istituzioni e quindi il prefetto, tutti i membri del comitato e le altre forze di polizia mi hanno accolto davvero immediatamente come uno di loro, come se fossi sempre stato qui. Ma devo dire la verità, anche i cittadini, sia perché sono venuto con la mia famiglia, ho due figli che frequentano la scuola media, insomma quella che adesso si chiamava scuola media, la scuola superiore, e mia moglie che insegna, sono stati veramente accolti in una maniera fantastica e quindi sono davvero davvero contento e soddisfatto che il comando generale mi ha dato questa possibilità. Non parliamo poi della bellezza della città, sia dal punto di vista geografico che è al centro dell'Europa, perché qualcuno potrebbe pensare essere un po' defilata, ma di fatto se uno guarda la cartina geografica è veramente al centro dell'Europa, offre un sacco di opportunità. È una città che culturalmente è veramente di un livello elevatissimo. C'era già stato? Oh, c'ero già stato, a dire la verità. Sì, c'ero già stato in vacanza d'estate, però non ero riuscito ad apprezzare le bellezze naturali e culturali che offre. Adesso, ripeto, sono qui da pochissimo, come voi sapete, però mi sono ripromesso di poter sfruttare questa opportunità personale oltre che professionale. Nel tempo libero magari? Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. E qual è stato il suo impatto con la Barcolana, che stiamo entrando nel vivo in questi giorni sempre di più? Ovviamente è stato un impatto che mi ha stupito, perché io sono un po' digiuno di vela. Ho cercato di approcciare a questa manifestazione internazionale con umiltà e di imparare. E devo dire, ieri sera sono uscito, ho fatto un giro per la città e devo dire che c'è stato un richiamo di pubblico che veramente non mi aspettavo. Spero di poter dare un contributo personale, professionale, oltre a quello che abbiamo dato negli scorsi giorni come Arma dei Carabinieri. Domani seguirà la Barcolana? Domani seguirò la Barcolana, adesso stiamo decidendo da dove, perché ci sono correnti di pensiero differenti. Alcuni ovviamente che entrano più nel vivo mi hanno consigliato di seguirla dal mare, altri dallo spettacolo di vele che ci saranno che si possono vedere dalla collina, e quindi anche su questo Trieste offre vari scenari e opportunità. Tra l'altro, comandante, l'Arma dei Carabinieri è presente in Piazza Unità con uno stand, sì. Ci vuole dire qualcosa in merito? Noi siamo stati molto contenti di poter dare il nostro contributo e quindi devo ringraziare anche il presidente Gialuz, perché oltre allo stand che tradizionalmente noi allestiamo, quest'anno è stato il secondo anno che siamo riusciti a partecipare a Sea Summit con la componente specialistica dei Carabinieri Forestali. Per quanto attiene invece lo stand vero e proprio, quest'anno abbiamo allestito il sito con dei cartonati per far giocare i bambini e quindi, insomma, simulando di essere carabinieri per un giorno. Dopodiché abbiamo fatto intervenire una pattuglia a cavallo del reparto di biodiversità di Belluno, oltre a la solita nostra motocicletta e radiomobile. Anche ieri ci sono stati dei momenti di divertimento in cui chiaramente i ragazzi sono divertiti a comunicare via radio piuttosto che accendere le sirene, le biciclette elettriche, quindi gli bikers. E invece, comandante, quali sono le maggiori criticità che hai evidenziato qui a Trieste in questo mese? Allora, prima di tutto, l'abbiamo detto più volte, io sono qui da un mese, quindi non mi sento di fare nessun bilancio. Posso dire che in questo mese chiaramente abbiamo dovuto affrontare notizie pubbliche sono uscite anche sulla stampa, abbiamo dovuto affrontare qualche reato che ha riguardato soprattutto le fasce deboli, e quindi sicuramente
il fenomeno delle truffe agli anziani, che però stiamo cercando di contrastare dal punto di vista investigativo ma anche preventivo, e quindi riprendendo quelli che sono prima dell'estate sono stati gli incontri con le persone un po' più deboli. E peraltro secondo noi questo è un comportamento che è veramente brutto, al di là del reato in sé, quindi della pena edittale che è prevista, comunque fa leva su quelle che sono i sentimenti delle persone, quindi ci sono una serie di tecniche che in alcune circostanze alle parti lese non riescono a essere lucide, insomma, nel poter rispondere, quindi si fanno truffare. Sì, anche perché negli ultimi mesi ci sono tantissime truffe telefoniche, sì. Esiste anche la truffa, lei sa meglio di me, SMS che avvisano la mamma che il figlio ha avuto qualcosa. Esatto, alcune volte quindi riescono a carpire anche il nome del familiare, sì. Quindi c'è una confidenza, riescono a essere più confidenti nella condotta delittuosa, e quindi è facile cadere in queste trappole. E cosa si sente di dire magari a persone magari più deboli che... Allora, sembrerà una banalità, però tra le varie raccomandazioni che noi facciamo insieme alle altre forze di polizia è quella, nel dubbio comunque, di telefonare, chiamare, fare il 112. È chiaro che quando ricevi una telefonata, un SMS, dove magari ci si simula di essere un appartenente alle forze di polizia, in sé necessariamente il cittadino, la maggior parte dei cittadini, si fida e quindi può cadere nella trappola che i truffatori molto furbescamente riescono a intessere. Però le forze di polizia non si presentano a casa chiedendo denaro. O comunque sia carpendo tramite SMS magari il codice fiscale o l'IBAN. Quindi noi invitiamo tutti quanti in questi casi comunque borderline di chiamare. Un altro fenomeno che stiamo affrontando, e noi abbiamo anche una rete nazionale, abbiamo dei militari specializzati, purtroppo sono i codici rossi, e quindi la fenomenologia degli atti persecutori, dello stalking. Devo dire che su questo aspetto, analogamente a quanto si pratica per le truffe agli anziani, allo stesso modo organizzeremo nell'ultimo trimestre delle giornate dedicate per cercare di contemporaneamente prevenire questi fenomeni, cercando di far capire come molto spesso è importante denunciare, perché poi alla fine è un volano. Quando poi in qualche modo si interviene, si riesce a prevenire anche eventuali azioni che possono porre in essere altri cittadini, dando l'adeguata pubblicità e raccomandando le parti lesi su quelle che possono essere alcune accortezze. E comandante, durante questi ultimi tre mesi poi avrete in programma altre attività? Sì, noi la cosa a cui noi teniamo molto, anche se non spetta principalmente all'Arma dei Carabinieri, è investire sui ragazzi, perché sono il nostro presente e sono soprattutto il futuro. Personalmente, l'ho detto prima, ho due ragazzi giovani, quindi in una fascia d'età dove è facile magari sconfinare, un po' perché la fascia d'età necessariamente, siamo stati tutti ragazzi, adolescenti, bravissimo, e un po' perché rispetto a qualche anno fa adesso le insidie si sono moltiplicate. È giusto anche così, ognuno di noi fa parte, è uno spaccato del proprio tempo, e quindi siamo d'accordo con la dirigente anche dell'ambito territoriale della provincia di Trieste di incontrare i ragazzi. L'ho detto anche i primi giorni, quando mi sono insediato, i primi giorni del mio mandato. Per noi è molto importante cercare con loro di avere un dialogo per far comprendere esattamente quello che è il ruolo delle forze di polizia, che non è un ruolo esclusivamente di repressione, anzi, noi riteniamo sia un'ultima razio, e ci sono dei temi interessanti con cui, secondo il nostro punto di vista, sui quali è importante ragionare con loro. Nessuno ha l'ambizione di fare lezioni cattedratiche o monotematiche o sostituirsi a quelli che sono le famiglie e gli enti preposti all'educazione, alla formazione dei ragazzi. Noi, c'è un protocollo anche in questo ministeriale che prevede l'avvicinanza ai ragazzi, illustrando quelle che possono essere le conseguenze di qualche comportamento che magari
gergalmente può essere definito la classica ragazzata, no? Che può essere l'uso smodato di sostanze alcoliche e quindi questo dei riflessi anche sulla guida e quindi i comportamenti magari devianti quando un ragazzo si mette alla guida di un'autovettura o di un motociclo, gli effetti che possono avere l'uso delle droghe o comunque, e questo parliamo di attività sì preventiva ma anche un po' repressiva, ancora peggio oggigiorno quello che può essere l'uso consapevole dei social network e quindi qua poi si potrebbe innescare anche quel fenomeno che purtroppo avviene del cyberbullismo, il bullismo in sé nelle scuole, che magari qualche ragazzo non ci pensa, la classica presa in giro, no? Che noi tutti quanti noi siamo stati o da questa parte o dalla parte diciamo di chi lo subiva. Il problema no? È che poi al giorno d'oggi la presa in giro continua anche a casa attraverso sì, i social network. Appunto, non poi finisce solamente a scuola. Esattamente, poi magari poi ha un effetto dirompente, perché sul social network noi non sappiamo mai questa notizia o questo commento che fine possa fare. Allora, al di là di quello che è la goliardia, è importante però far comprendere ai ragazzi e renderli consapevoli che qualche volta questi comportamenti possono avere degli effetti negativi e che magari in qualche circostanza questi effetti poi si possono anche protrarre, quindi possono incorrere anche in qualche denuncia e è un peccato, insomma, magari precludersi qualche possibilità, qualche strada per un comportamento con una riflessione in più, un minuto in più, può essere evitato. Quindi i temi sono diversi. Grazie comandante. Niente. E invece in chiusura, che obiettivi ha lavorativamente parlando per il 2025 e che attività in linea generale porterà avanti l'Arma dei Carabinieri? L'Arma dei Carabinieri, come è noto, è presente in tutti i piccoli centri. La provincia di Trieste è molto particolare perché sostanzialmente ha solo 6 comuni e il grosso della popolazione è concentrata sul comune di Trieste, che è una città comunque importante. E il nostro internamente si chiama servizio, no? L'ho detto anche questo qualche settimana fa, e quindi il nostro obiettivo è di servire la popolazione, tutti quanti, noi siamo al servizio della comunità. E quindi l'obiettivo nostro è quello di entrare in quello che sono i bisogni dei cittadini, qualsiasi essi siano, e modulare la nostra attività a seconda del territorio in cui ci troviamo. E quindi senza declinare quelle che possono essere delle specifiche peculiarità, in linea generale mi sento di dire che noi siamo al servizio dei cittadini e quindi invitare a collaborare con noi, a chiamarci, a segnalare ogni situazione di criticità, di degrado, di tutto ciò che, qualsiasi aspetto in cui noi possiamo intervenire e essere utili alla comunità. Quindi questa è in linea generale quella a cui noi teniamo. Il rapporto veramente empatico che si deve creare col cittadino. Non è semplice perché oggi la vita è frenetica, tutti quanti noi abbiamo esigenze lavorative, familiari, sempre più veloci, sempre più che ci pressano, insomma, non abbiamo tanto tempo libero, però la nostra missione è proprio quella di essere a disposizione del cittadino e quindi cercare di accontentare quelli che sono tutti i loro bisogni. Comandante, grazie per la disponibilità e per le parole che ci ha dedicato. Grazie. E buon lavoro. Grazie. Noi ringraziamo il direttore Luca Marsi che ci ha seguito in regia, ringraziamo ancora una volta il comandante dei Carabinieri Gianluca Migliozzi e noi ci ritroviamo tra pochissimo per una nuova trasmissione. Arrivederci.